che cominciano proprio con il gol del Catania, arrivato nel primo tempo al 23esimo, non era successo niente fino a quel momento, il cross di Montervino e la rovesciata molto bella di Berrettoni per l'1-0. I Viola rispondono con Ariatti al 34esimo, ma non succede nulla nel primo tempo. Poi nella ripresa la Fiorentina attacca con più convinzione, ma senza rendersi mai molto pericolosa. Il colpo di testa che abbiamo visto di Riganò parato, poi la punizione di Fontana che termina un soffio sul fondo, e al 26esimo l'episodio contestato. C'è un in passaggio per Ariatti, vicino a lui Montervino e Zoppetti, nessuno sembra toccarlo. Adesso rivedremo le immagini rallentate, vedete che Ariatti finisce a terra per il signor Messina di Bergamo, in rigore che Riganò andrà a trasformare per l'1-1 che fissa poi il risultato finale. Il Catania attaccherà ancora nel finale, ci sarà un colpo di testa di Del Vecchio che vedremo tra poco, ma risultato che non cambia, dunque Catania e Fiorentina 1-1. Mi scuso con i tifosi Viola, possiamo tornare